Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento con il nostro Tino Ammazza. Signori, siamo su The Sims 4 e continuiamo con la nostra storia del nostro omino tanto simpatico e tanto carino. Signori, allora, è martedì, sì, martedì, è martedì e sono le 12:35, perfetto. Noi abbiamo 3 giorni di libertà, quindi diciamo ottima cosa. Il nostro Tino sta andando un attimino a cucinare. Prima di partire il video, però, signori, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti. E perché c'è puzza di? Che hai fatto? Una puzzetta? Vabbè, lasciamo perdere. E poi, signori, vi ricordo anche di iscrivervi su Instagram, mi potete seguire anche lì. Mi trovate come Maullo941. Eventualmente lì ogni tanto vi aggiorno su qualche novità. Detto questo, signori, gli obiettivi di oggi: 1. Dobbiamo raggiungere il livello 2 di mixologia. 2. Dobbiamo fare un altro piccolo rapimento, ovvero siamo a corto di soldi, signori, siamo solo a 7.000 simoleon e questa cosa non va bene, quindi metteremo in atto un'altra piccola operazione soldi facili. E dopodiché, signori, usciremo, effettueremo un primo appuntamento effettivo con Lucia, che è la nuova vicina di casa con la quale ho intenzione di instaurare un rapporto molto molto interessante. E detto questo, signori, non perdiamo tempo, abbiamo tanti obiettivi, vediamo se riusciamo a portarli tutti quanti a termine. Ok, signori, il primo obiettivo è quello di aumentare di livello. Intanto il nostro Tino, bravissimo, sta pulendo tutte le cose del piatto che aveva sporcato. Andiamo al nostro bancone di mixologia e iniziamo a capire come si fanno le bevande. Cerchiamo, dobbiamo raggiungere il livello 2 per ottenere la promozione nella prossima giornata lavorativa. Ci capisce qualcosa? Secondo voi no. Però siamo arrivati al livello 3. Livello 3, che è quello che ci serve per passare di livello. Dobbiamo anche fare del cibo. Ottimo, dobbiamo anche fare del cibo. È interessante. Tu stai continuando ad mixare, però dobbiamo andare con gli obiettivi, signori. In vita nel lotto attuale, Giuseppe Mancini, sei tu il nostro obiettivo. Martina Mancini è la madre, sì, è la madre. Allora, invitiamo nel lotto attuale il carissimo Giuseppe Mancini, che abbiamo un compito per lui, signori. Ci servono soldi, signori, ci servono soldi. Bisogna essere sinceri, bisogna essere sinceri. Questo sta ancora a fare il mixologo. Smettila, basta di fare il mixologo. Sei bravissimo, ok. Anche se per i prossimi video, ok, vediamo se Giuseppe Mancini viene. Arrivato da presto, perfetto signori. Si sta chiedendo se voglio andare a casa sua per passare il tempo assieme. No, brutta porcellina, non possiamo venire. Abbiamo degli altri obiettivi, signori. Abbiamo degli altri obiettivi. Vediamo quando è che arriva Giuseppe. Oh, eccolo qua, il nostro carissimo Giuseppe. Ciao Giuseppe, benvenuto. Benvenuto qui. Chiedi della sua giornata, ok. La smetti di fare il mixologo, mamma mia, questo si intrippa sulle cose, si blocca sulle cose. Comunque ha fatto una panza enorme il nostro Tino. Ha fatto una panza che non è normale. Allora, se non ricordo male, dobbiamo fare così e diciamo di chiacchierare qui dentro. Perfetto, entriamo dentro. Entriamo dentro, bene così. Ok, dopodiché loro si mettono a chiacchiera, gli diciamo di andare qui. Ok, ce la stiamo per fare, signori. Vediamo se il nostro Tino riesce a uscire. No, 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 Giuseppe, non hai capito? No, Giuseppe, non hai capito? Non hai capito, l'ambaradan. Giuseppino mio, non hai capito il concetto. Non hai capito il concetto. Chiedi la sua giornata. Ha qualcosa che non capisce il memore dell'altra volta, dice che cazzo lo vuole fare questo, e quindi chiacchiera qui nuovamente. Facciamo la prassi, signore, la prassi. Ok, signori, Giuseppe dovrebbe essere bloccato, siamo riusciti a incastrarlo. Ora facciamoci una bella doccia. Fai una doccia calda e sensuale, fai una doccia veloce, zio. Non possiamo perdere troppo tempo a fare docce. Lui è stato bloccato, perfetto. Questa è una cosa buona, lui si sta docciando, perché prendiamo il telefono, chiamiamo chiacchiera con Dostai, Martina Mangini e chiediamo, signori, i soldi, chiediamo i soldini, vediamo quanto ci riuscirà a dare. Siamo al telefono, salve, abbiamo nuovamente tuo figlio, sì, ci servono altri 25.000 simoleon come l'altra volta, non ce li hai? Va bene, quanto ci puoi dare? 15.000. Va bene, 15.000, 15.000 entro domani a mezzogiorno. Perfetto, signori. Ok.
Abbiamo l'obiettivo raggiunto. Abbiamo raggiunto l'obiettivo. Non abbiamo rifiuti. Cuciniamo un altro pasto, zio. No, non devi guardare la televisione, devi fare quello che ti dico io. Cena. Cena con polpetta all'italiana. Ecco, bravissimo. Dobbiamo fare gli obiettivi, signori. Se no qui non si va da nessuna parte. Sono le 18. Quindi io direi un attimino di completare questi mini obiettivi della giornata, vedere se arrivano i soldi per domani. Che problemi c'hai? Idraulica disgustosa. Lascia che arrivano i soldi e noi cambiamo anche il bagno, zio. Non ti preoccupare, ma tu la pulisci ogni tanto la doccia? Aggiorna, pulisci. Non abbiamo la doccia pulita. Mamma mia, che schifo. Che schifo che ho appena visto. Non, no, decisamente non abbiamo pulito la doccia. Va bene, signore. Allora direi, cuciniamo. Mangiamo, andiamo in bagno, giochiamo un po' al computer, perché andiamo a dormire domani mattina alle 8 ci organizziamo per fissare l'appuntamento con... No, aspettiamo i soldi prima del riscatto e poi, signori, andiamo con l'appuntamento galante, signori. Ci andiamo alla spa con la bella Lucia. Signori, ci sono venuti a trovare, non so chi sia questo, invito a entrare. Pranav Kumar. Non so chi cazzarola sia, però noi abbiamo Giuseppe che è chiuso nella stanza, quindi speriamo che lui non ci faccia caso. Andiamo a parlare con... come ti chiamavi? Pranav! Ciao Pranav! Chi cazzarola sei? Non lo so, spero lui sta entrando a casa. Presentazione amichevole. Bene, parliamo un pochino con lui, che non so cosa sia venuto a fare a casa nostra. Perché scontento? Perché scontento? Che problemi ha? Rallegra. Zio, che problemi hai? È un adulto rincretinito. Racconta una barzelletta sugli ingegneri, sperando che non sia un ingegnere costui. Lamentati, chiedi della carriera. Ok. Urla contro, chiede di andare via. Dai, complimenti per l'abito. Ok, stiamo recuperando un attimo il rapporto con questo tizio che non so chi sia. Ufficio postale, presso Truffa Bracca SPA. Un tecnico in ufficio postale. Presso sfrutta truffa e bracca. Che cosa simpatica, non l'avevo mai letta questa cosa, però va bene. Proponi un piano folle, sì, non so di cosa stiano parlando, però proponiamo un piano folle. Conversazione profonda, facciamo quattro chiacchiere col tizio, signori, e noi disputi di politica, direi che può anche andare bene così, è mezzanotte e zio, te ne dovresti anche andare. Ok, signori, è quasi mezzogiorno, è quasi mezzogiorno. Andiamo a vedere, svegliamo il nostro Tino che deve andare al computer a controllare se sono arrivati i soldi, signori. Mancano 10 minuti, vediamo se sono arrivati i soldi per avere indietro il buon Giuseppe. Ok, signori, i soldi sono arrivati, perfetto, è il nostro grandissimo Tino è contento. Tino è contento, signori, i soldi sono arrivati. Prima però di liberare il buon Giuseppe, voglio comprare un biglietto della lotteria, signori. C'è scritto che c'è la lotteria, possiamo vincere dei premi e l'estrazione sarà domani in teoria. Quindi compriamo un biglietto, smetti di fare qualsiasi cosa che tu stia facendo, compriamo il bigliettino fortunato, signori, vediamo se riusciamo a vincere qualcosa. Come lo fa? Come funziona? Tu mi dici qualcosa? Non so perché dovrebbero andarsene via. Dici, ok, abbiamo il biglietto. Transizione completata, abbiamo il biglietto, vediamo se un giorno riusciremo a ottenere qualcosa. Sblocchiamo la porta, mandiamo via il buon Giuseppe, che se ne sta andando già da solo, bravissimo, è morto di sonno. Ok, noi ci andiamo a fare una docciona. Fai una doccia, no, intanto pulisci la doccia, zio. Pulisci la doccia, dopodiché ti fai una doccia, oserei dire. Quello si sta addormentando, mamma mia, Giuseppe, te ne devi andare. Giuseppe, bravo, bravo, la porta è lì, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ok, stiamo prendendo la doccia, ci facciamo una doccia, ci cuciniamo, pranziamo con tagliolini che abbiamo fatto ieri e maccheroni al formaggio, che direi che è un'ottima soluzione. Dopodiché, che altri bisogni abbiamo? Nessuno. Io direi che dopo che mangiamo possiamo anche andare in bagno, che non sarebbe una cosa brutta e sbagliata. Dopodiché, signori, ci organizziamo per uscire, signori. Ok, signori, ci siamo. Il nostro Tino ha perso una giornata per fare quattro cose. Quattro cose di conto, signori. Quattro cose di conto. Detto questo, sta buttando la spazzatura e noi, signori, andiamo a un appuntamento. Ok, signori, siamo alla spa. Che cosa carina. Cosa possiamo fare noi qui? Intanto loro stanno entrando. Bene, bene. Questa è una cosa interessante. Che gran bella spa. Ma possiamo fare qualcosa?
Qui che possiamo fare? Vai qui insieme. Dove stanno andando loro in tutto questo? Tutto questo dove stanno andando? Ognuno nel proprio bagno? Forse, ah, si stanno cambiando, ma per andare dove? Ma dov'è Tino? Scusa, mi sono perso. Tino si è messo un accappatoio. Viaggia con Lucia, vi incontrerete lì. Perfetto. Fratello inizia la lezione di yoga. Dicentatura energetica. Trova e avvisa l'istruttore di yoga se decidi di partecipare. Chi sei? Intanto stanno salendo su, non so dove stanno andando, signori. Oh, ok. Cosa stanno facendo tutte e due? Sono andati in due posti diversi. No, 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 vieni qua. Richiedi un massaggio alle mani, richiedi un massaggio ai piedi. Richiedi un massaggio. Non fare palestra. Richiedi un massaggio da Federica Pellegrini. È giocosa. Dai, dai, smetta di fare palestra, sì. Ok, andiamo a fare il massaggio ai piedi. Bene, bene, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Interessante. Se non ci fosse anche il bagno turco, invece no, non c'è la sala massaggi. E allora lo chiediamo a lui. Ok, no, no, me li ha presi, stiamo facendo un massaggio. Ma con lei che ce potremmo fare? Lamentati, gioca, canta. Usa la parola proibita a Lucia. Ci stiamo fanno un massaggio. Ok, posso fare qualcosa qua? Assumi della vista, ricevi un massaggio. Posso. E qui invece ricevi un massaggio. Possiamo ricevere un massaggio? Ricevi un massaggio muscolare profondo, massaggio con le pietre, aromaterapia. Un massaggio svedese, va, boh. Da chi? Da no, 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 da Lucia, già è lì, ce lo fa Lucia. No, voglio fare questo, signori, voglio la sauna. Vai qui insieme. No, 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 andiamo alla sauna assieme, signori, buttiamoli via questi. Guarda, aspetta, ma io posso fare la lezione? Esegui, esercita nel yoga, mettiti in posa, mettiti nell'inventario. Esegui una sessione di yoga. Eseguiamo una sessione di yoga. Scendiamo la presentazione. No, però no, 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 no. Basta, basta fa sto massaggio, zii. Sta ancora a fare massaggio alle mani. Dai, dai, dai. Andiamo, zio. Dai, 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 dai. Andiamo nella sauna. Che è tutta occupata? No. Sì, mi sa che è tutta occupata la sauna. Riusciamo a trovare un posticino per noi? Chi sei? Jessica Doral, presentazione amichevole. Tu chi sei? Alice Rinaldi, presentazione amichevole. Presentazione amichevole con te che non so chi sia, Marta Dorado e Caterina Galeni, presentazione amichevole. Presentiamoci con tutti, signori. Dove è andata? Perché Lucia? Zia, devi stare con me tu, zia, non te ne devi andare per i fatti tuoi. Questa? Ah, fai un bagno con la sua, fai un bagno. No, no, ma io volevo fare qualcosa con questi. Ok, noi siamo andati nella spa per stare con Lucia e stiamo a chiacchierare con altre persone. Bene, bene, questa cosa non era proprio come me l'aspettavo. Non era proprio come me l'aspettavo. Siamo circondati da quattro donne. Tra l'altro, questa dovrebbe essere Alice Rinaldi, dovrebbe essere. No, non è nessuno. Pensavo fosse la mamma di uno dei nostri figli, però va bene. Presentazione, niente, non ci interessa. Non ci interessa niente di tutto questo. Volevo fare semplicemente un. Zia, vieni qui. Chiama da te il gruppo. Oh, zia, vieni qui. Cazzarola. Stiamo assieme. Vieni qua, Lucia. Oh, Lucia, oh, vieni qua. Dai. Rilassati insieme. Dai, dai, Luci. Dai, che si sono alzate. Dai, che si sono alzate, Luci. Io faccio la sauna col cappello, signori. Ora ditemi voi se è normale una cosa di questo genere. Io faccio la sauna con il cappello. Non è normale, non è normale come cosa. Se ne stanno andando tutti. Oh, finalmente è arrivata Lucia. Finalmente è arrivata Lucia. Oh, perfetto. Oh, ottimo, ottimo, ottimo. Parliamo con Lucia, parliamo con Lucia. Chiede la sua giornata. Ok, c'era un invito a rilassarti. Invita Lucia, rilassati. Ok. Vediamo cos'altro riusciamo a fare. Rilassati con Lucia. Oh, signori, qua la storia d'amore sta crescendo. La storia d'amore sta crescendo.
Mira, è l'una di notte, noi siamo ancora nella spa che chiacchieriamo con queste, che stiamo completamente un attimino persa la cognizione del tempo. Stiamo a chiacchierare con Lucia, non è cresciuta molto l'interazione, però va bene. Direi che, considerando che il nostro Tino ha un attimino di bisogni, c'ha fame, signori, potremmo tornarcene a casa, decisamente sì. Lasciamo la buona Lucia a casa. Salutiamola e torniamo a casa, sbrighiamo le due o tre cosette che abbiamo da fare a casa e domani la rinvitiamo, signori, domani la rinvitiamo a casa, domani la rinvitiamo a casa. Ok, signori, siamo tornati a casa, lo stereo è sempre acceso, ma porca miseria, a chi lo lascia acceso? La lotteria ha avuto successo. Cosa? La festa della lotteria è? Tina si è divertita in un modo esclusivo per fare tutto che aveva programmato. Ma abbiamo vinto? Non si sa se abbiamo vinto, signori, però va bene, però va bene. Che stai a fa? Mangia la salsa di mele. Ma che cazzo? Sei un cuoco, Tino? Sei un cuoco, devi saper. Prepara un pranzo al sacco. No, non devi preparare il pranzo al sacco. Vabbè, sta mangiando lui, signori. Noi ci interessa che lui stia mangiando. Stia mangiando, poi lo facciamo andare in bagno velocemente, così non rompe le scatole dopo. Va in bagno e poi andiamo a dormire, signori. Ci prepariamo per domani, signori. Domani conquisteremo il cuore di Lucia, signori. Signori, ci siamo, ci siamo. La bella Lucia sta cadendo ai nostri piedi. In tutto questo abbiamo un lavandino della cucina che perde acqua, signori. Un lavandino della cucina che perde acqua, ma non ha importanza. No, voleva spostare il tavolo. No, voleva spostare, lascialo lì. In tutto questo, signori, si sono baciati. Primo bacio avvenuto, signori. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Riesci a darmi a Luci per fare qualche interazione? Che stanno a fare? No, 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 non devi andarti a fare la doccia. Gli hai dato un bacio, Tino. Offri una rosa, dai, dai, conquistiamolo ancora di più, conquistiamolo ancora di più. Altre scelte, romantico, signori, chiedi di diventare la fidanzata, cose serie, signori, cose serie. Tino si è innamorato, Tino si è innamorato. Gli abbiamo dato una rosa, chiediamo di diventare la fidanzata, vediamo se ci sta. Ci sta, signori! L'abbiamo conquistato il suo cuore, abbiamo conquistato il cuore di Lucia e adesso andiamo a fare un figlio, signori, perché noi siamo innamorati di Lucia, e innamorati di Lucia e la famiglia si allarga, signore, la famiglia si allarga. No, cosa ha detto? Che devo andare in bagno? Devi andare in bagno, zii? Non ci pensare, non ci pensare, signori. A plane, abbiamo conquistato il cuore di Lucia, siamo ufficialmente fidanzati. Siamo ufficialmente fidanzati, signori. È stata lunga e difficile da conquistare questa ragazza, ma ce l'abbiamo fatta, signori. Buontino. Si è fidanzato e si sta creando la sua famiglia, signori, si sta creando la sua famiglia, ce l'abbiamo fatta.